Buongiorno, sono Felice Cardone del Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino. Sono particolarmente felice di presentare la professoressa De Zani, decano del Dipartimento e anche stretta collaboratrice negli anni 70 del professor Corrado Böhm, che è uno dei fondatori del Dipartimento e che ha effettivamente iniziato le attività scientifiche al suo interno a partire dal 1970. Questa non sarà propriamente un'intervista, sarà una esposizione dell'attività di ricerca della professoressa De Zani, anche con rievocazioni di collaborazioni nazionali, internazionali o addirittura locali. E io interverrò, cercando di non intervenire troppo a sproposito, per chiedere qualcosa che interessa sapere anche a me. Buongiorno, vorrei raccontarvi alcune delle mie esperienze di lavoro. In realtà partirò dal 1951, anno in cui io ancora non sapevo nulla dell'informatica, per parlarvi del professor Böhm, che è stata la persona che mi ha introdotto all'informatica, è stato il mio maestro sostanzialmente. Nel 1951 Corrado Böhm ha sposato Eva, la compagna della sua vita, una donna meravigliosa che ha anche sempre molto aiutato sia gli studenti che i collaboratori di Corrado. Ma in questo stesso anno Böhm ha scritto la sua tesi di dottorato in cui descrive il primo compilatore che può compilare il linguaggio in cui è scritto, cioè il primo compilatore metacircolare. Questo nel 51 il Fortran non c'era e sarà disegnato 5 anni dopo. E nemmeno il Lisp, che è stato il primo linguaggio di programmazione commerciale con un compilatore metacircolare. Questa è la prima pagina della tesi di dottorato di Corrado, in cui si vede che uno dei suoi relatori era Bernays, che aveva anche interessi nell'andacalcolo, come vedremo in un secondo Scusa momento. Mariangela, questo è successo all'Università di Zurigo, credo. Sì, perché Corrado, essendo ebreo, era fuggito dall'Italia. E questa è la codifica dell'algoritmo di Euclide in cui si può vedere come fossero semplici le istruzioni e come questo algoritmo si potesse scrivere in forma molto compatta. Nella storia dell'informatica compare una parte scritta da Knuth e Pardo in cui loro appunto citano la tesi di Corrado anche come un esempio di un compilatore estremamente sintetico, anche perché la maggioranza delle istruzioni di questo compilatore sono utilizzate per fare il controllo sintattico. E gli algoritmi usati in questo compilatore sono i predecessori della moderna gestione delle liste. Böhm ha dato anche altri contributi molto importanti nel 66 con Jacopini. Ha scritto quello che normalmente è noto come il teorema di Böhm-Jacopini, che è la base della programmazione strutturata. È uscito questo articolo sul Journal dell'ACM, questa è la prima pagina dell'articolo. L'idea della programmazione strutturata è sostanzialmente che si possano evitare i go-to, che tutti i programmi possono essere scritti utilizzando sequenze, oppure cicli, oppure scelte di
di sottoprogrammi. Il padre della programmazione strutturata, che è stato Dijkstra, ha scritto anche lui un articolo successivo sul journal dell'ACM in cui dice che no, è da evitarsi il go-to nei linguaggi ad alto livello, e riconosce che la dimostrazione che il go-to è superfluo è appunto dovuta a Böhm e Jacopini. Questa è la prima pagina del volume più famoso sulla programmazione strutturata. Nel 1968 poi Corrado Böhm ha scritto il suo teorema che riguarda il lambda calcolo come modello dei linguaggi di programmazione funzionale. E questo teorema essenzialmente dice che si può decidere la equivalenza osservazionale di programmi in modo algoritmico, purché questi programmi vengano rappresentati nel lambda calcolo. Questo è stato pubblicato unicamente come un quaderno del CNR. Scusa, in effetti la lingua era l'italiano. In italiano. E da notare che nel mondo di oggi una pubblicazione di questo genere per un universitario non avrebbe nessun valore, perché oggi la VQR ci chiede di pubblicare su riviste con alto numero di citazioni, e ovviamente i quaderni del CNR non... Eppure questo lavoro è stato molto importante anche per la teoria dei modelli del lambda calcolo, perché ha dimostrato che certi lambda termini non possono essere eguagliati in nessun modello. Per illustrare il teorema di Böhm in un modo estremamente semplificato, si può ricordare che i lambda termini si possono rappresentare mediante alberi e che si possono avere essenzialmente due tipi di operazioni che lavorano sugli alberi quando si trovano nella radice degli alberi stessi. L'operazione di selezione, che presi k figli va a scegliere il figlio i, ovviamente i deve essere minore o uguale a k, e l'operazione di rotazione, che presi k più 1 figli, di cui però il figlio più a destra deve essere un nodo foglia, cioè contenere soltanto un nome, prende questa foglia e la mette al posto della radice. E il teorema di Böhm dice: se io ho due alberi diversi che differiscono in un nodo qualsiasi, posso trasformarli in modo che la differenza stia nelle radici. Per esempio, questi due alberi differiscono unicamente nei nodi C e D, se noi immaginiamo che tutto quello che non è scritto sia identico nei due alberi. Allora, qual è la difficoltà qui? È che il nodo A, che è la radice di tutto l'albero, dovrebbe scegliere il secondo figlio, mentre l'altro nodo A, che è la radice del secondo figlio, dovrebbe scegliere il primo figlio. Quindi non possiamo qui usare direttamente l'operazione di selezione. Possiamo usare un'operazione di rotazione, perché i figli più a destra delle due occorrenze del nodo A sono rispettivamente B ed E, e quindi se noi sostituiamo ad A una rotazione su 3, otteniamo questi alberi in cui adesso le radici sono B e i secondi figli hanno la radice E. Quindi se sostituiamo a B il selettore del secondo figlio su 3,
otteniamo questi alberi in cui la radice è. Se ora sostituiamo a E il selettore del primo figlio su 3, otteniamo questi alberi in cui le radici sono C e D e sono diverse. Sì, ecco, volevo intervenire a questo punto. Come giustamente hai osservato prima, è l'origine del concetto di equivalenza osservazionale, che poi è diventato un paradigma estremamente diffuso poi nella teoria dei linguaggi concorrenti, insomma, nella semantica contemporanea è un paradigma ampiamente praticato. Credo di avere trovato una testimonianza dello stesso Böhm, che mi aveva mandato una lettera in risposta a una mia intervista, su come Böhm ha scoperto il lambda calcolo, perché sembrerebbe possibile che Böhm abbia scoperto il lambda calcolo attraverso Bernays, che era suo appunto correlatore di tesi di dottorato. Invece non è così, perché mi ha scritto Böhm che durante lo sviluppo della mia tesi di dottorato Bernays mi fece leggere Turing allo scopo di porre le basi teoriche per la realizzazione del compilatore, quello a cui hai accennato prima. Negli anni successivi, cioè dal 53 al 59, mi chiedevo perché ci fosse tanto divario tra i modelli di calcolo. Allora conoscevo, oltre alla macchina di Turing, le produzioni di Post, i sistemi di Tu e vagamente la teoria delle funzioni ricorsive. Avrei voluto un modello onnicomprensivo. Il mio collega Alfonso Caracciolo di Forino, credo nel 54, mi imprestò il libretto di Church, ma io non ne compresi l'applicabilità e presto lo restituii. Quando nel 59 John McCarthy produsse il Lisp, mi accorsi che usava parte della notazione di Church. Il mio amico e maestro Wolf Gross, che conosceva le mie aspirazioni, richiamò la mia attenzione sul terzo capitolo del libro di logica di Rosenblum, che introduceva la logica combinatoria ed era più facile da leggere del volume primo di Curry, uscito nel 1958. Dal 60 al 61, insieme a Gross, studiai il lambda calcolo, la logica combinatoria e la teoria delle funzioni ricorsive in modo creativo, e questo modo creativo ovviamente noi sappiamo bene che cosa ha significato per Böhm. Questo teorema di Böhm è stato poi, è diventato un capitolo del libro che si può considerare la Bibbia del lambda calcolo, che un libro scritto da Henk Barendrecht, un libro che vedremo ancora in altri ricordi, e c'è un capitolo appunto intitolato Alberi di Böhm, in cui c'è sia il teorema di Böhm sia la tecnica che ho cercato un po' di illustrare, che è chiamata la tecnica di Böhm-Out, cioè come trasformare gli alberi che rappresentano lambda termini. È importante anche notare che il teorema di Böhm è costruttivo, si può scrivere un algoritmo, e c'è stato un lavoro successivo di Gérard Huet che appunto ha fatto vedere come questo algoritmo può essere implementato. Nel 1968 io continuavo a non sapere nulla dell'informatica, protestavo, ma questo l'ho fatto tutta la vita, continuo a protestare anche adesso che sono molto vecchia. E studiavo fisica. Allora gli studenti di fisica, io mi consideravo brava, adesso ho piena coscienza della mia ignoranza, ma a quell'epoca, siccome avevo dei bei voti, mi consideravo brava e pensavo che per questo motivo non avrei potuto fare una tesi di informatica che noi studenti bravi consideravamo come dare gratuitamente la nostra manodopera ai fisici. Quindi ho fatto una tesi di informatica teorica. E poi nel 1970 i fisici hanno chiamato Corrado Böhm a Torino contro il parere dei matematici, che avrebbero voluto gestire l'informatica loro. E per questo motivo i fisici hanno dato a Corrado i nomi degli studenti con cui avrebbe potuto lavorare. E quindi io e Simona Ronchi, che eravamo due fisiche, abbiamo incominciato a lavorare con Corrado. E poi sono anche Ines Margaria e Maddalena Zacchi, hanno fatto quasi subito parte di questo gruppo. Ora loro sono tutti professori qui a Torino,
professoressa. E allora noi venivamo chiamate le Beumette, anche perché eravamo quattro signore e signorine, ed era una cosa abbastanza inusuale, lo è anche adesso, nel mondo dell'informatica, che ci fossero molte donne. Mariangela, siamo tutti curiosi di sapere come si lavorava con Böhm e come Böhm insegnava i suoi studenti. Allora, io posso dire che secondo me si lavorava benissimo con Böhm, tant'è vero che io avevo anche la possibilità di avere borse di studio con altre persone, con il fisico con cui avevo fatto la tesi di laurea, anche con un matematico con cui avevo dato diversi esami, ma quando ho cominciato a lavorare con Böhm ho deciso che se fossi riuscita a vincere quella borsa sicuramente avrei scelto di lavorare con Böhm. Böhm dava moltissima fiducia ai suoi collaboratori, era una persona piena di idee e insegnava secondo me in un modo meraviglioso, cioè spiegando le cose, ma dopo che ogni concetto era stato spiegato, dava agli studenti degli esercizi da fare insieme a lui e a tutte noi, perché noi andavamo alle sue lezioni, appunto, e poi aiutavamo gli studenti a fare gli esercizi. E questo certamente era anche possibile perché i numeri non erano grandissimi all'inizio, informatica, perché poi Böhm è rimasto a Torino solo fino al 74, quindi e a quell'epoca non c'erano molti studenti. Nel 75, anno in cui appunto Böhm era tornato a Roma e quindi noi dovevamo cercare di organizzarci da soli, Böhm ha organizzato il primo colloquio sull'andacalcolo informatica, che è uscito in questa serie Lecture Notes in Computer Science, che adesso è anche diventata una serie abbastanza sovraffollata, ma allora era una pubblicazione prestigiosa, e quello è anche stato per me il primo comitato di programma, appunto. È stato anche l'anno in cui io ho avuto il mio primo figlio con un cesareo, e il giorno in cui ho avuto il mio figlio Corrado mi ha telefonato dandomi i suoi complimenti, ma subito dopo chiedendomi una cosa tecnica su un lavoro che avevamo insieme, e quella è stata la prima volta nella mia vita in cui io ho detto no, che non ero in grado di rispondere, perché effettivamente non avevo le carte sotto mano ed ero anche un po' confusa. E perché effettivamente il mio rapporto con Corrado è sempre stato estremamente formale. Io gli ho sempre dato del lei fino a quando non sono diventata professore ordinario, giorno in cui lui mi ha detto adesso possiamo darci del tu. Ma comunque, diciamo, non abbiamo mai avuto, non abbiamo mai parlato d'altro che di scienza. Ecco. Nel 78 c'è stata una scuola di primavera, che sono scuole che erano scuole organizzate in Francia in modo regolare sull'andacalcolo, e qui si può vedere Corrado Böhm, io, Simona, Betty Venneri, che si era aggiunta al nostro gruppo, e anche Henk Barendrecht. E l'ultimo a destra, io non so, non siamo riusciti a sapere chi fosse. Questa è una bella fotografia di Corrado con Henk Barendrecht, con un grosso albero, pensando appunto agli alberi di Böhm. Ma anche per ripararsi dal vento, doveva essere una giornata molto ventosa. Questo anche, ma qui, sempre in questa scuola di primavera, ci siamo di nuovo noi quattro, e la persona più a destra è Silvio Micali, che sicuramente è stato il più grande degli allievi di Corrado Böhm, perché Silvio Micali ha vinto il premio Turing per
risultati sulla crittografia e il premio Turing può essere considerato come il premio Nobel per gli informatici ed è l'unico italiano che abbia vinto questo premio. C'erano anche conferenze di Landa Calcolo organizzate a Swansea dal professor Hindley, che è la persona più a destra nella foto, e in cui ancora ci incontravamo con Barendrecht, Corrado, qui ci siamo io, Simona Ronchi e Mario Coppo. Ecco, scusa se ti interrompo, vedo anche John Seldin, a parte Roger Hindley, vedo altri grandi nomi del Landa Calcolo. Tu hai avuto modo di stabilire contatti scientifici, ma anche personali, con molte persone di rilievo. Hai qualche aneddoto divertente o qualche ricordo personale particolarmente che ti è particolarmente caro? Ma in particolare, non in questo convegno, ma, che era del 79, ma nel convegno precedente, che è stato nel 74, di cui però non ho foto, c'erano anche Carri e sua moglie, che poi avevo anche rincontrato a un Logic Colloquium a Oxford. Ed effettivamente con la moglie di Carri dal 74 all'84 ho avuto una corrispondenza, diciamo due o tre volte all'anno, ma una corrispondenza vera, fatta di lettere allora, che sicuramente per me è stata una grandissima esperienza personale. Lei era una donna molto affascinante. Carri stesso era una persona incredibile, perché pur essendo molto famoso e considerato, era estremamente gentile, disponibile a dare ogni tipo di spiegazione. Forse c'è da dire che Curry è stato l'inventore della logica combinatoria alla fine degli anni 20, e l'importanza di Curry per i lavori di Böhm è data dal fatto che il linguaggio di programmazione inventato da Böhm, almeno uno di quelli, forse il primo e il più famoso, si chiamava CUCH, da Curry, inventore della logica combinatoria, e Church, inventore della Landa Calcolo. Sì, sì, certo, giustamente. E questo libro di Hank, in cui appunto un altro aneddoto è che le bozze di questo libro sono state corrette nella mia casa di Cogne, dove essenzialmente l'apporto dato da me e da Simona Ronchi era stata la cucina. Hank comunque era un'ottima forchetta, quindi ci dava molte, gli è sempre piaciuta la cucina italiana, ci dava molta soddisfazione. Il fatto è che questa casa, che ha una bella vista sul Gran Paradiso, è fatta tutta di legno. In questa casa c'erano sei bambini, due miei, una di Simona e tre di una mia amica. E questi bambini facevano un giusto caos. Pioveva sempre, quindi non è che potesse tenere i bambini in giardino, quindi, però Hank ha sempre avuto una grande capacità di astrazione, quindi penso che sia riuscito a correggere bene le bozze lo stesso. E comunque bisogna dire che c'erano dei momenti in cui Hank riusciva anche a far giocare tutti questi bambini, perché Hank è una persona affascinante non solo per gli adulti, è sempre stato anche una persona affascinante per i bambini. Con Enca ancora e con Mario Coppo, nell'83 abbiamo scritto un lavoro sui tipi, perché il mio interesse era per il Landa Calcolo non tipato, e poi è nata questa idea di guardare anche i tipi per questo calcolo, e in particolare l'idea dei tipi intersezione è proprio nata nel nostro gruppo a Torino e ha avuto molte applicazioni, soprattutto nello studio dei modelli del Landa Calcolo. E possiamo qui fare un salto di 10 anni. Nel 93 Corrado Böhm ha compiuto 70 anni. Per questo
si è organizzato un volume di cui gli editor siamo stati io, Simona Ronchi e Marisa Venturini Zilli, professore a Roma, che era professore a Roma, adesso in pensione. Io non ho fatto un dottorato, ho vinto una borsa di studio. Negli anni 70 il dottorato in Italia non esisteva, avrei potuto andare all'estero, ma mi ero anche appena sposata e non mi piaceva lasciare il mio marito per anni. Però nel 96, per i miei 50 anni, ho pensato che mi sarei potuta regalare un dottorato, anche perché mi avevano invitato 6 mesi in Giappone e pareva che il fatto di che io fossi senza dottorato fosse un impedimento. E allora mi sono organizzata con Henk Barendrecht a fare un dottorato a Nimega, anche perché in Olanda non si richiedono 3 anni di, come in Italia, di dottorato, insomma è una cosa rapida, basta avere la tesi scritta. E la discussione è molto formale, ci sono 2 paraninfi che nel caso in cui il candidato non sappia rispondere rispondono al posto loro. I miei paraninfi, come si può immaginare, sono stati Simona Ronchi e Mario Coppo, che sono sempre stati i miei amici, anche le persone con cui ho lavorato di più nella mia vita, ma non ho avuto bisogno del loro aiuto, me la sono cavata da sola. Un'altra occasione che mi piace ricordare è il convegno organizzato in onore dei 60 anni di Roger Hindley, in cui appunto c'eravamo sempre un po' questi punti fissi, Corrado, Henk, Roger. L'European Association of Theoretical Computer Science dà ogni anno un premio alla carriera, premio molto prestigioso, che è stato dato a Corrado nel 2001, lo dà in occasione del convegno di questa associazione, che quell'anno era a Creta, e quindi qui si può vedere Corrado a sinistra durante la sua presentazione, a destra insieme a sua moglie, i suoi figli e i suoi nipoti. Nel nuovo secolo i miei interessi sui tipi si sono ampliati. In particolare all'inizio, su stimolo della mia dottoranda Viviana Bono, che ora è professore qui a Torino, ho iniziato a interessarmi a tipi per oggetti. Su questo ho anche lavorato con Sofia Drossopoulos, professore all'Imperial College, Paola Giannini, professore ad Alessandria, e Ferruccio Damaiani, professore qui a Torino. E il lavoro che ha avuto più successo nostro è stato un lavoro su oggetti che dinamicamente cambiano la loro classe. Poi anche un interesse nuovo è stato quello di tipi per servizi web. Questo mio interesse è nato in una mia visita all'Imperial College e Nobuko Yoshida mi ha introdotto a questo argomento. Io poi ho avuto una dottoranda, Elena Giacchino, una dottoranda in cotutela col professor Giuseppe Castagna, che è del CNRS, e su questo ho anche lavorato con Luca Padovani, che è professore a Torino. Nel 2007 c'è stata una festa per i 60 anni miei di Simone e Mario. La verità è che io e Simona siamo del 46, ma alle signore fa sempre piacere togliersi un anno e quindi non abbiamo avuto nessun problema. Anche in questa occasione c'è stato un numero speciale di questa rivista Theoretical Computer Science, che è la rivista europea di informatica teorica, curato da Stefano Berardi e Ugo Deliguoro, che sono professori a Torino.
Nel 2008 c'è stata la riforma Gelmini e io ho ricominciato a protestare, anche questa protesta non ha avuto nessun tipo di successo, purtroppo. Ma... E nel 2009 poi abbiamo avuto un progetto della regione per bioinformatica. Allora è venuto a Torino Angelo Troina, che è ricercatore qui, e quindi ho cercato di applicare le mie nozioni di tipi ai fenomeni biologici e su questo l'ho fatto appunto con Angelo Troina, con Adriana Compagnoni del professore allo Stevens Institute di New York, con Paola Giannini e Livio Bioglio è stato un mio studente di dottorato che appunto ha fatto la tesi dottorato su questi argomenti. Ancora un altro argomento nuovo, dal 2010 sono stati tipi per la sicurezza. A questi ho cominciato a lavorare avendo ottenuto un finanziamento dell'INRIA con Ilaria Castellani, che lavora all'INRIA. A questi ho lavorato con Sara Capecchi, che è ricercatrice qui a Torino, e più recentemente con Jorge Perez, che è professore a Groningen. Nel 2013 si sono festeggiati i 90 anni di Corrado Böhm al POPL, che combinazione era a Roma. Il POPL è sicuramente la conferenza più prestigiosa per persone che lavorano sui fondamenti dei linguaggi di programmazione. Qui si può vedere Corrado con Giacobazzi, che era il general chair del POPL. Io sono appena scesa dal palco, che avevo fatto una piccola presentazione. Dietro di loro c'è ancora un mio lucido con SKI, che non sono per noi soltanto delle lettere, sono i combinatori della logica combinatoria, quella appunto, come diceva Felice, introdotta da Curry. E nella mia vita, quando ho lavorato con Corrado, io ho sempre avuto l'impressione che nelle nostre discussioni, dopo un po', questi combinatori diventassero degli esseri viventi che ci balzellavano intorno con tutte le loro caratteristiche. E questa è anche una foto successiva con Corrado e i suoi figli e alcuni dei suoi allievi. Un argomento ancora nuovo è stato quello dei tipi per l'adattività, a cui ho lavorato con Betty Venneri e Mario Coppo, che abbiamo già visto. Poi i tipi per la reversibilità, a cui ho lavorato con Franco Barbanera, che è professore a Catania, Ivan Lanese, che è ricercatore a Bologna, ancora Ugo De Liguoro, ma sempre io continuo, noi quattro vecchietti, Ines Margaria, Maddalena Zacchi e Mario Coppo, continuiamo sempre a lavorare sull'andacalcolo. Penso onestamente che i tipi come li abbiamo usati in questi lavori, a cominciare sicuramente dai tipi intersezione, siano ancora un argomento molto interessante per i fondamenti dei linguaggi di programmazione. Questo secondo me è dimostrato dal fatto che la Comunità Europea ha finanziato una rete di eccellenza proprio sui tipi comportamentali, che si chiama Betty, su cui si può vedere, possono vedere dettagli. E io spero che i giovani continuino a lavorare in questa linea. Per quel che riguarda le conclusioni del mio lavoro, io posso dire che la mia attività di didattica e di ricerca è stata sicuramente un lavoro meraviglioso, sia per la sfida intellettuale, sia per il fatto che mi ha dato occasione di avere moltissimi rapporti umani molto stimolanti. Io ho un numero di coautori quasi 100 e
anche il fatto che mi ha permesso di conoscere ambienti scientifici molto diversi, e questo sicuramente mi ha sempre fatto crescere, così come collaborare con persone con basi scientifiche molto diverse dalla mia. Bene, questo conclude la presentazione della professoressa De Zani. In chiusura io vorrei ringraziare la professoressa De Zani per aver accettato di raccontarsi e vorrei anche ringraziare tutte le persone del MUPIN che adesso sono dietro le telecamere per la loro pazienza nell'aver avuto a che fare con due non professionisti come noi. Grazie mille, alla prossima intervista.